Hai ragione, perché dietro di me c'è una piazza Salotto adesso pressoché deserta. Fino invece a poche ore fa c'era il sole ed è stata messa in atto una protesta decisamente pacifica della FIPE Confcommercio, come hai anticipato tu. Piazza Salotto che è stata apparecchiata, è il caso di dire, con minibar, ristoranti, wedding, tavole imbandite e ragazze in abiti da sposa che hanno invaso pacificamente Piazza della Rinascita per tutti i pescaresi, Piazza Salotto, per chiedere date certe sulla riapertura delle attività commerciali che ormai sono rimaste chiuse da tantissimo tempo. Una riapertura, hanno specificato gli esercenti, in totale sicurezza. E abbiamo ascoltato, tra breve lo sentiremo, il presidente della Confcommercio Riccardo Padovano Pescara. Questa mattina ha detto Padovano: abbiamo qui titolari e lavoratori dei pubblici esercizi come bar, ristoranti, pizzerie, locali da ballo, pub, sale da gioco, pasticcerie, gelaterie, stabilimenti balneari, che da troppo tempo sono stati costretti ad abbassare le saracinesche. Manifestazioni che si sono svolte in contemporanea in diverse città italiane, la principale a Roma, e alcuni dirigenti della Confcommercio, ci ha detto Padovano, hanno incontrato una delegazione, hanno incontrato degli esponenti del governo. Per quanto riguarda una possibile riapertura, Padovano si è sbilanciata, ha detto forse una risposta l'avremo per il prossimo 26 aprile. E in questa piazza sono stati presenti presidenti provinciali di tutte le categorie dei pubblici esercizi, oltre 500 le imprese nella sola provincia di Pescara aderenti alla FIPE Confcommercio, che stanno, come immagini, come immaginate tutti, in sofferenza proprio a causa della pandemia. Loro, al motto di aprire in sicurezza, chiedono appunto di poter ripartire. Alla manifestazione era presente anche il sindaco di Pescara Carlo Masci per dimostrare tutta la sua solidarietà e per fare un appello al governo affinché si possano riaprire e far ripartire lentamente e in totale sicurezza, questo è stato specificato, le attività commerciali. Se tu vuoi possiamo mandare l'intervista che abbiamo realizzato proprio qualche ora fa in piena manifestazione al presidente FIPE Confcommercio Riccardo Padovano. Vogliamo riaprire, Riccardo Padovano, oggi questa manifestazione in piazza per chiedere cosa? Per chiedere che noi siamo delle attività ferme da 8 mesi, che ci diano un protocollo definitivo, che ci dia una data certa fino al 90%, in modo che noi possiamo programmare l'inizio, il ripristino delle attività. Poi, a differenza della, ci auguriamo che con il programma dei vaccini la vaccinazione stia andando spedita sul territorio. A questo però vogliamo dire 3 cose: moratoria bancaria per consentire a chi vuole fare impresa, continuare a fare impresa, un investimento a 30 anni, l'abolizione della Tari, perché 8 mesi di chiusura noi non meritiamo di pagare una Tari, noi non meritiamo, non la dobbiamo pagare, e se non ci ascoltano ricorreremo alle istituzioni, al Tari e anche al Consiglio di Stato. La terza questione più importante, così come stanno facendo nei paesi oltre l'Italia, dare l'opportunità a chi ha lo spazio all'aperto, far riaprire subito le attività che possono fare servizio all'aperto. Intanto diamo il primo segnale, consentiamo alle città di aprirsi. Vedete questa bella piazza? L'abbiamo arredata, si chiama mise en place nel termine della FIPE. Bene. Allora pensiamo un attimo se questa mise en place potrebbe essere fatta per tutta la piazza e consentire a tutti i cittadini di poter usufruire di un aperitivo cenato, un aperitivo pranzato, chiamatelo come volete. Noi e voi abbiamo bisogno tutti di fare un po' di socializzazione. Ci avviciniamo alla stagione estiva, ci aiuta, sicuramente saremo tutti vaccinati e buttiamo a mare l'anno 2020 col 2021 con tutte le sfaccettature. Brevemente, Padovano, voi avete detto più che ristori noi vogliamo fare investimenti. Certo, noi vogliamo fare degli investimenti perché vogliamo rilanciare la nostra attività su tutto il territorio. Sicuramente dobbiamo adeguare le strutture, visto i protocolli, sicuramente dobbiamo ristrutturare, dobbiamo innovare, dobbiamo promuovere. Contiamo molto nella nostra regione il turismo di prossimità, come è successo lo scorso anno. Dobbiamo mettere in condizione i nostri concittadini abruzzesi di venire sulle nostre città, consentire a tutti di.
E questa insomma la sintesi della manifestazione che si è svolta questa mattina a Pescara con la presenza appunto di Antonella Micolitti, eccola ancora in diretta Antonella, allora grazie, diciamo che il servizio ha sintetizzato molto anche l'intervista di Padovano, quello che era lo spirito della manifestazione come dicevi tu. Molto accalorato Padovano come sempre naturalmente, Anna.